Io ho visto mondi che tu nemmeno conosci. Sono cresciuto, figlio di Odino, nel mio esilio. Ho visto il vero potere del Tesseract e quando lo esercito... Chi ti ha mostrato questo potere? Chi controlla il mancato re? Io sono un re! Non qui! Devi rinunciare al Tesseract, devi rinunciare a questo delirio benefico! E tornartene a casa. Non è qui come? Serve il cubo per riportarmi a casa, ma l'ho spedito lontano e non so dov'è. Ascoltami bene, fratello. Ascolto? Non toccarmi un'altra volta. E tu non prendere le mie cose? Non ti rendi conto con che cosa hai a che fare? Shakespeare in estiva? Vostra madre sa che indossate le sue vesti? La faccenda non ti riguarda, uomo di metallo. Loki affronterà la giustizia asgardiana. Se rinuncia al cubo è tutto tuo. Sino ad allora... Togliti di mezzo. Turista. Ok. Potenza al 400%. Ma davvero? So quali siano le tue intenzioni. Sono venuto perché gli intrighi di Loki abbiano fine. Dimostralo. Dammi quel martello. Sì, no. Brutta richiesta, non toccargli il martello. Vorresti il mio martello? Abbiamo finito? Siete nati per essere governati. Alla fine, ognuno sarà solo con se stesso. Che dobbiamo fare? Stare pronti. La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali. E quando ne avremmo avuto bisogno, loro avrebbero combattuto quelle battaglie per noi insostenibili. Signori, preparatevi a dare il massimo.
Senza offesa, ma io non amo il gioco di squadra. Sei grosso con l'armatura. Senza quella che cosa sei? Un genio, miliardario, playboy, filantropo. Se non possiamo proteggere la Terra, vi garantisco che la vendicheremo. Dottor Banner, il suo lavoro è incomparabile e mi appassiona vederla perdere il controllo e trasformarsi in un mostro verde rabbioso. Grazie.